Ciao Vale. E ciao anche a Jack. Aspetta. Notato qualcosa di strano sui servant del primo gruppo? È diventata Super Saiyan Blu. Eccola qui alla rune blu. Aspetto gli altri, anzi, sì, dai, aspettiamo gli altri. Tanto è un po' di equipaggiamento. Col cazzo che me lo metto sto oggetto. Qui nulla. Se la goccia dovremmo qualcosa di interessante. Tacco 6-7. Sembra meglio di niente. SP difesa. SP difesa, SP difesa. Sì, ed è incrementa gli SP del 50%, di 50 punti. Su, subito. Tacco più 24. No. 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 Penso che questo assetto potrebbe bastare. Non ho messo gli HP, però pazienza. Allora, facciamo una cosa, salviamo e andiamo a fare il livello.
L'hanno scoppiato il culo Oddio, Jack. Io gli ho chiesto qualcosa riguardo la spada Yort. Non è possibile riaggiustarla? No, non è assomigliante alla mia spada, che cos'è? Perché tu sei un mezzo Sun, un demone. Sei un mezzo demone. La tua spada è diventata una spada demoniaca per proteggerti. La vera natura della spada Yort è ancora sconosciuta, ma è stata creata sotto simili circostanze. Circostanze simili. Ora, quindi la spada di Yort ti sta chiamando, quindi al tuo prossimo effetto di sangue. Ma quindi alla prossima offerta di sangue forse ci potremmo prendere la spada di Yort, che è buona come arma, perché è l'arma più potente del gioco. Ciao piccola waifu blu. Allora, prima di tutto, vediamo se ci sono qualche quest secondaria che bisogna fare. Se dobbiamo andare alle fogne. E basta. Allora. Sì, lobby. Ok, aspetta, sono uscite anche le skill da mettere. Ok, possiamo fare il parry e il di ridurre il danno della guardia. E direi che possiamo fare tutte e due, sì. E direi come Daytime Activis ci dobbiamo mettere forse un po' di charm. Andiamo alle fogne. Tanto ho sbagliato tantissimo. Ciao Flavitto! La crema di latte, aggiungi 5 sorette di zucchero, il tè al latte è il migliore. So già la risposta, ma di cosa state parlando? Cosa state facendo? Piacere di esserti unita, signorina. Simon sta decidendo di rimpiazzare il suo imbecille di rifornire il suo stock lussurioso con delle altre aggiunte, e ci ha chiesto cosa vogliamo avere. Quindi oggi diamante dei caffè avranno finalmente. Ciao Berserk, la sua dolce bevanda avranno finalmente sconfiggeranno finalmente quel tè insipido. Noi amanti del tè purgheremo quel caffè amaro senza scuse. Si potrebbe avere cioccolata calda invece, questo freddo. Ah, stavo pensando al corso a mettere quale bevanda mettere al budget. Quindi sta dicendo chi vince e chi perde. Prova a fare un test, ovvio. Bevete il mio caffè nero. Bevete il mio caffè al latte. No. Cosa intende con no? Spiegaci. Cosa stiamo aspettando di servirti? Quel delizioso tè e invece quell'acqua sporca.
che non bevi con noi. Sofì, sarò Come tranquillo, si chiama l'acqua sporca? Solo gli sono adulti possono tranquillo, appezzare sei isotica. il pizzico del caffè sulla loro lingua. Comunque, questa battaglia finirà presto. Cosa si... Vabbè. Il caffè è troppo acido, invece il tuo tè è troppo zucchero. Non c'è una via di mezzo? Come... Cosa? Cosa? A questo punto la battaglia è finita. La battaglia tra gli amanti del caffè e gli amanti del tè non esiste, non è mai finita, non ebbe mai, non ebbe mai fine. Da quel giorno tutte le bevande del menù dello tè non ci furono più bene, non, tutte le bevande del menù furono unite. Oddio. Abbiamo sottostimato un assassino amante di cioccolata. Andiamo, Simon. Gustiamola assieme. Simon, credo in te. Ah, comunque, Berserk, ho fatto un paio di livelli. Ho modificato un po' gli oggetti. E ho preso un nuovo armamentario. Questa. Io vado sempre di spada. Tra l'altro, Berserk, hai detto qualcosa sul tuo bellissimo draghetto spadato? Andiamo avanti, facciamo la missione delle fogne e poi facciamo quella principale. Visto che qua siamo a livelli bassi, usiamo quest'altro team. Ciao Jack! Mi sembra che era di qua. Maledetto inglese! まだ
vabbè. Non mi ricordo dove devo andare per fare quella missione dei server, forse qui sotto. Se non si vede da questo dove sto. No, no, da qua sì. Nope. Nope. Allora, dall'altro lato su. Seth, 10 minuti non ti appare. È perché sei buzzurro, ecco perché. Sewer. Benissimo. Ma salve! Ah, Chris! Ma sei tu, Mezzadermone? Buongiorno a te! Stai cercando qualcosa? Io non sto cercando nulla, nulla. Che cosa sospettosa? Non sto da nulla. Sto solo segnando queste cose per gli umani, tutti i demoni fanno così. Guarda che alta qualità. Non mi importa cosa diranno gli altri demoni. Cosa ti ho detto un attimo riguardo al mondo degli umani? Quei vestiti, quelle scarpe, quelle scalze sono così belle. Sembra come una ragazza normale. È una ragazza normale, solo che è un demone e ha 800 anni. Ah, buona pappa Jackie. Laboratorio di ricerca, cosa stanno pianificando? Che è successo? Ah, ecco. Stavo pure sanguinando prima. Questo sembra un atto di ordine, mia cara Arnis. Una medicina che a cui il sede di sangue finalmente è stata impiantata. PS, non preoccuparti, nessuno guarderà, bevi sempre la tua guida. Cancella la mia sete di sangue. Sono
Sto cominciando a mangiarmi di lisco gli occhi. Meglio farlo, bisogna fare presto. Con questo posso dire finalmente addio alla sete. Brucia tanto, ma cos'è? Bevuto quella medicina, giusto? Chi è? Un mezzo tempo con la serie di sangue è dura. Quindi abbiamo raccomandato il succo di pomodoro. C'è un maestro personale dell'Ovest che mi ha dato questo pericoloso Connoction, cocktail, forse Connoction, non so cosa significa. Quella voce non può essere. Oh, ma lo fa a pezzi. Ma l'uomo che ha sognato che i demoni e i umani possono coesistere, il cercatore di demoni, il professor Alucard è arrivato. Vattene. No, me ne vado. Aspetta, Harry, se aspetti la medicina. Provate da solo. Ho fallito, sono esausto. Te. Torniamo all'hotel e facciamo la missione principale a sto punto. Ok. Grazie. Questa, dai. Altra cosa, sì, c'è l'evento di lui. Ordini ufficiali. Ho provato un differente liquido. Questa volta non è un trucco. Prego, accetta per le mie scuse. Come sempre, ti guido. Questa cosa è cioccolata miracolosa. Ripresa di grip, grande! Com'è? Hai bisogno di una... antidoto? Boh. Ho bisogno di qualcosa di strano. Dai, parla! Non fare così, Darnis, cosa sta succedendo? Signorina! È andata. Tutto sto casino si è risolto con la cioccolata di... con la cioccolata pronta. La cioccolata fa miracoli. Allora, poi la missione principale... Pure mi ricordo che c'erano due. Sì, un attimo andiamo a Shrine of Sorrow, poi prendere due eventi e poi facciamo la missione principale. はっ!
Vabbè. Questo non è un territorio del mio sangue? Non ho idea di come mi sono trovato qui. Davvero, ok, aiutare ad uscire. Onestamente, sei una piaga. Come cazzo fai a non sapere come si è trovato qui, professore? Cioè, io lo dico e qui non lo nego. Cazzo, tu sei il Taigan di Nezo Pazur. Undici. Via, tutti, esplode. Via ragazzi. Caccio. Flora. Ragazzi, boom. Ok, sconfiggiamoli in questo. Dai, vediamo se qui posso prendere un bel po' di persone. Sì, che l'ho prese. Se mi faccio vedere un attimo il martello. Questa è la mossa finale del martello. Creo questo piccolo glifo per terra che fa danni di fuoco, danni per continui. Ah, ma poco a poco ignorante questo martello. Un'altra volta il professore per un altro evento. Stai facendo? Sì, osservazioni di demoni. Questo è un mostro tipo statua. Di tipo statua. È stato creato dalle mani degli umani quando è stato esposto dal sangue blu. Riguardo all'arte, capisco che l'artista voleva mettere lassù, voleva mettere un'anima in questa statua. Probabilmente voleva vedere che si muovesse. Non aspettavo che fosse interessato all'arte. A dispetto di Royce, io non ammiro la valuta monetaria. Io ammiro la passione che con cui le cose vengono create. Io cerco sui giornali, essendo l'autore, sento di cosa vuole parlare l'autore. Io voglio fare questo tipo di ricerche appassionanti. Ti capisco, sì. Sembra che odi vivere come gli umani. No, sai cosa? Non importa.
Ok, domandina ragazzi, vi faccio un attimo il boss per prendere un po' di esperienza in più. O andiamo avanti qua, tanto siamo all'inizio live, quindi. Comunque Jack, ti sei perso una bella intermezzo con la nostra Chris. Sì, praticamente si è perso che la nostra Chris. Aia! Alla nostra Chris piacciono i vestiti, le scarpe, le calze, tutta roba molto molto femminile. E questo bel martello ignorante. No, questo bel martello ignorante non gli piace, ma questo martello è abbastanza ignorante. Sì, quello è un banhammer. Quindi, se la prossima volta che fai Berserk, senti a me. La prossima volta che Berserk fa cavolate, che Sephiroth fa cavolate, lo bagniamo con questo martello. Scusa, cosa? Panini del Berserk. Questa è l'arma nuova che ha avuto. Questo è il Banhammer. Ah no, pensavo che fosse un. Sì, succedono. Tra l'altro ti sei perso una cavolata del professore con Arnis. Che in pratica gli ha fatto bere qualcosa che non doveva bere. E Arnis sta presa a cazzotti. Che poi il professore si è perso in questo posto dove è il regno di un demone mezzo sangue. Ha detto: Arnis, aiutami, voglio uscire da qui. E da qui l'abbiamo ufficialmente nominato il Taigan di Nezzo Fasur. E poi vuoi sapere cosa? Non ha saputo neanche lui come si è fatto a trovare il suo territorio. Badabam! Bam. Ecco il Banhammer. Ed è laureato in demonologia. Ma l'arma che verrà dopo e mi piacerà molto di più del Banhammer. Però qui mettiamo la spada. Ah, comunque Berserk. Scendete, ragazzi. Guarda il tuo draghetto blu. Guarda il tuo draghetto. Ragazzi, tenete d'occhio il nostro tencone qui che vi farà diventare una bella cosa dopo. Facciamoci sto boss. Sperando che non ci scoppi il culo sto boss.
Beh, Jack, quel mostro è su Monster Hunter, questo. Dai. Bomba. Dai, è caduto, ragazzi, stacchiamogli la coda. Il Panhammer. Ragazzi, torniamo all'hotel. Ho 26.000 di esperienze. Pure i nostri amici qua, pure Bukiao che ha cambiato forma. E questi altri qua, no, Galois mi sembra di no. No, critico perché lui fa a cura. Poi Autumn. Ah, le Toy Troopers è incrementata di 1. Quindi abbiamo 3 Dorudora. Tacco, ho aumentato la potenza. Ah, per poco. Mettimelo in privato, Jack. Berserk, leggi la passiva di questo oggetto. Tanto. SP difesa, buono. Di questo oggetto qua, la Gas Blade. E vendiamola. Suicidio assistito. Ok. Tanto penso che. No, Galois forse non ha cambiato forma. Vi faccio vedere come è diventato il nostro tencone adesso. Appena lo trovo. Toy Tupers pure ha cambiato forma. Forse dovrebbe stare nell'arena, che non abbiamo mai visto l'arena noi. Lilis, tesoro mio. Io ti posso assicurare una cosa, che se tu dormi vicino ad Arnis, lei sicuro avrà dei sogni belli. Ragazzi, fate l'occhiolino. Ciao gattino! Ok,
Sì, che in pratica nelle reminiscenze vedremo che Arnis per salvare Lily si è beccato il sangue blu. Oltre a esserci nata mezzo demone. Ma di sangue. Ma quanti eventi che ci sono saltati nell'arena? Zavardo! Le ha uccisi! Fatemi la clip con scritto Zavardo. Lily, cazzo, mi uccidi Servant. Eccoci. Ragazzi, questo è il nostro Tencone. Ve lo ricordate prima com'era? Ecco. Adesso è diventato così. Andiamo alla lobby. Skill ho tutte. Balbero. Cos'è? Un altro mostro dimostrante? Il prossimo è 137.280. Ok, per la prossima live ce l'avremo. Ora dobbiamo andare soltanto al canale e vedere la lettera della donna che Lloyd cercava. Ah, sì, l'albero gigante che il talento gigante che cavalcavano i due hobbit là. Non mi ricordo mai, non mi ricorderò mai gli altri due nomi. Pensa che ha fatto la clip su Zavardo. Tra l'altro Berserk, oltre a deve diventare gigante, Pipino e Merry, sì. Vabbè, per me c'è soltanto Frodo e Bilbo. E il compagno di Frodo che mi sembra che si chiami Tuck. Il dio del tuk, buttati tu la prossima volta. Evento del professore. Ma vaffanculo, prof. Emozioni negativi come la sofferenza, la gelosia, il sospetto si manifestano in forma fisica diventando mostri. Quindi originariamente erano umani. Io
Sì. Vado professore. Cioè, sei più stupido di Taig. Ma dov'è? Scusa, Taigan è uno scienziato ed è inutile, professore, un ricercatore di demoni ed è inutile. Dove hanno preso sta laurea? L'Accademia degli Inutili. Accettano sempre gente all'Accademia degli Inutili, mi sa. Ah no, mi devo fare il giro. Cavolo. Cazzo. Qui devo sbloccare dall'altro lato, mi sa. Ma mi devo vedere solo dove devo andare. Allora, se la zona è qui, quindi scendendo per il Shrine of Sorrow e andando qua dovrei trovare il punto. Oh sì, vediamo un po'. Che cacchio. Salire da qua e andare a destra. Vabbè. Professore, c'hai problemi, eh? E vai. Dai, no, vero, devo fare là. No, il cimitero no. Non devo andare su.
Forse di qua. Nope. Andiamo un po' di qua. Finalmente. ここで手紙の取引があるんだろう。闇が集まってる。純月の妖魔が出てくる前に回収しないと。Scusa, vicina. Io sento che un demone blu sangue si sta avvicinando. Ah, andiamo trovato il posto dove dovevamo andare. Allora si inizia a menare le mani. Occhio. Ora. Dai, dai. Vediamo cosa possiamo comprare. Questo. Cannonball mi sembra che non ce l'abbiamo. Poi card trompet lo prendiamo comunque. Questo è buono. Ciao draghetto gigante, potrei far felice il nostro berserk. Se appena guarda un po'. Questo serviva un mostro di tipo bambola. Uno bambola è diventato un mostro. Stai dicendo l'ovvio. Cucciolotto. Adesso sei diventato capi. Adesso aspetta.
È rodato una ciurma, capitano. È rodato una ciurma, professore, perché sei diventato capitano ovvio. L'ovvio. Quando le domande esposte al sangue blu. Posso diventare pericolosi mostri. Allora, dimmi la tua teoria, cosa vuoi che succeda? Cosa pensi che succeda? La mia prima teoria è che le bambole distruggeranno. È la maschera per scartata. Ah. Professore Aroca da persone bambole in pratica. Nope, di qua. Ah, comunque abbiamo preso altri due amuleti per creare altri due servant. Quindi. Ecco, qua ci dovrebbe essere la lettera che stiamo cercando. Questi sono i tuoi sentimenti, quindi sono i suoi sentimenti? È giusto. Non ritornerà mai più al suo proprietario, quindi non ci deve preoccuparsi. Ok, andiamo più avanti invece, sblocchiamo una porta che ci servirà e quindi torniamo un altro volta in questo posto. Torniamo un'altra volta all'albergo. Che tanto mi sembra che l'abbia presa la maschera. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che l'ho presa. E arriva il Banhammer! buttiamo giù questi altri qui. Sì, Max Hans, non te arrabbiare con i banana o distruggi. Oh, chi se ne frega del piano esistenziale? Tanto noi usiamo il potere dello Steins Gate. È Banhammer. Una. Ciao, Chris. Te lo sei dimenticato? Quella lettera deve essere restare con. Del mio pane, nel mio stomaco. Sono venuto qui per aiutare, sto cercando quella lettera. Stai parlando di questa? Ridammela. C'è qualcuno che la sta aspettando. Il bestione qua, Berserk? Questo coso gigante qui che sta a fianco a Chris. La situazione è cambiata. Distruggi questo mostro. Cosa?
Chris, tesoro, non puoi buttarci così un sorpresone. Beh, posso farti uno spoiler su un prossimo servant che avremo? Jack, ti faccio lavorare, ti faccio lavare il cesso di Taigan, eh? Sei diventata forte, mezzo demone. Me l'hai promesso, ridammi la lettera. Avremo, non lui, diciamo, uno della sua razza. Ah, mi stai dando la nausea. Ok, tienitela. Io me ne vado. Cosa vuol dire? Come mi aspettavo. Questa lettera, tieni. Perché non ritorni ad Hotel Elegy? Non è questo il punto. Eccolo. Quel gioiello. Cos'è quel gioiello? Non lo sai? Leggi la lettera. Mio amato Lloyd, dopo la discussione con la mia famiglia ho deciso di scappare dalla mia terra e di non ritornare a Rosewall per il prossimo futuro. In altre parole, addio, tua amata. Il tuo amore è falso, ti conosco. L'unica cosa che tu ami è la mia fortuna. Io spero che qualcuno ti prenderà calci in culo per questa storia. Ok, l'amata di Lloyd si merita un applauso. E nascosti i tuoi desideri dietro i tuoi amori di dietro quel discorso, il tuo desiderio dentro quell'albero dove ci siamo incontrati. Vai a tuo rischio e pericolo. Tu, grandissimo bastardo, o indefinibile bastardo. Ok, ma non mi ricordo dove si può tenere. So che per certo che alla fine del gioco troveremo l'amuleto per farci evocare lui. Non so se ce lo droppa prima o no. Siamo tornati. Rip, piccolo scemo. Buongiorno, bentornata signorina. E tu, grandissimo, e tu bastardo. Le notizie viaggiano in fretta. Stai pensando di usare la mia. No, non Lloyd, il demone che abbiamo visto assieme da Lily. Cioè, Lily. A Chris. No, è forte Jack, l'ho usato io, ce l'ho io nel mio main team sulla mia partita. Chi lo evoca sto cretino di Lloyd? Cioè, ragazzi, fra i tre maschi possiamo dire che solo Simon si salva. Comunque, cosa stai pensando di fare? Usare la signora per ricostruire un G per prendere un gioiello da una nobile donna. La cura ti giudicherà per questo. Io sono preoccupato per la signorina per il suo amore. Non sono voi come ragazzi. Lis deve fare quello che vuole. Amore? Sì, per amore. Arnis, ti prego, fai un archeo su un tavolo. Simon, il solito. Oh, Simon, il solito. Ci abbiamo perso tutto questo tempo per cercare un gioiello per un idiota. Poi comunque, signorina. Se comunque combattendo per il destino del mondo.
1日くらいこんな日があったって。そりゃもう、ま、こんな日もありますよ。Vabbè, vuole avere sempre ragione. Abbiamo finito in che capitolo 5, mi sa. Sì. Quindi, per ora, attualizziamo. No, il Toy Trooper facciamo così invece. Dov'è il Toy Trooper qua? Glielo diamo a lui. Poi attualizziamo lui con questa. Ok, come si deve chiamare il nostro leone? Ciao Vale, a domani, al venerdì. Livavon, Leossarra, Helmoda, Rekiko, Rekiosk, Karumulla, Gao, Luzuride, Raptor, Danododi, Eparat. Sinceramente, se avessi scelto i nomi, l'avrei chiamato o Simba o Mufasa. Jack di Jegao. Bear. Vabbè, Raptor, perché Velociraptor, Raptor, dinosauro, giusto? Quindi? Gao? E Gao sì, ragazzi. Non ti farà mai nessuno, tipo Challenger, King Pride e Rainy Roar. Poi abbiamo lui. Questo come si chiamerà? Zohan, Copper, Eric, Agnes, Projai, Holdo, Larsche, Kim, Oerma, Shupei. Holdo. E vada per Holdo. Vediamo che... vediamo il leone. Il leone è... No, lui è... No, teniamoci lui. Poi facciamo il quarto team con... Per ora i due bombardieri. E ci mettiamo il leone. Buongiorno signorina. Buongiorno signorina. Buongiorno Arnis.
Buongiorno Arnis. Ciao Linus. Ok. SP o HP? Che dite ragazzi? Queste sono le skill. SP. Pratica, lui ci crea un glifo di protezione. Se siamo in quel glifo, ci aumenta la difesa. No, HP tu. Tacco. Questa. Ah, degli ordini. Allora, dove arrivano queste? Non lo so, spero che la notizia non giri, che le papere siano uscite da qui. Ok. Arnis, c'è Arnis, Lily, che c'è? Senti, solo da te mi potrei far prendere, come si dice, mi potrei far sfruttare tesoro. E sto parlando per Arnis. Tu cosa vuoi? Le farfalle si sono moltiplicate, quindi il mondo sta per avvicinarsi alla fine. Lo hai detto della tua piccola lettera, della piccola quest della lettera. Tra me e te, quella è la persona peggiore che esista. Non che tu fossi il migliore, professore. Io sono qui. Ma parlando seriamente, tu perché non fai l'assistente a me? È difficile da spiegare. Perché forse tu fai spavento? O perché sei troppo insistente? Questo non ti devi definire lei come soggetto di ricerca. Beh, perché? Perché sei un Taigan, anzi ragazzi, scriveteglielo in caps lock perché sei un Taigan. Cosa dobbiamo fare? Ah, dovremmo uscire fuori, credo. Ma prima salviamo. Ah, le sono diventate parecchie le farfalle nere. E Milval è quasi piena. Ah, dovremmo spicciarci. La notte sta diventando più forte. Che è successo, Jack?
No, bene, le persone stanno cercando di parlarmi. Simon? Tu eri un quel cavaliere incaricato per la Regia Santa. Dove è localizzata la tribù? La tribù di prima era un falso, quindi dovremmo usarlo per... quale dovremmo usare per la notte? Non importa cosa accadrà, io proverò a farlo. È giusto, quindi la Milada piena, Revis sarà l'una della Milada. Suppongo che non abbia fatto la scelta. Dobbiamo fare prima che il giorno in cui il Nightlord si decida di svegliarsi. Beh, la cura approach ha fatto la terza fase della strategia. Quindi abbiamo gli ordini nuovi della Voxcuria. Abbiamo accesso accesso al nuovo altare. Rimossi il tuo potere della curia e ufficializzerà il riconoscimento del santo guardiano del cavaliere sacro. Questo è tutto. Prima mi usano e poi vogliono testarmi? Beh, non fallirò. Il nuovo cavaliere sacro è stato selezionato, giusto. Ho bisogno che qualcuno sigilli l'integrità del cavaliere sacro per il Nightlord. Quindi stai cercando di... che un cavaliere sacro deve guardare il sacrificio della santa? Qualcuno l'ha fatto, qualsiasi costo, senza eccezioni. Tu avrai comunque il tuo supporto, giusto? No, no, io devo rimanere neutrale. Ma adesso... Sempre Yggdrasil! Sorcio di merda! Ratatosk schifoso! Cosa combini? Allora, dovevi realizzare i desideri della Vox Curia. Dove si trova questo nuovo altare? Piacere, fatti in sole, signora. Andiamo. Sprecare il tempo. Anzi, non lo spreco di tempo. No, non c'è proprio niente pure da fare qui. Ok, hai la macchinetta privata? sì. Quindi non mi ricordo se qua possiamo passare e andare di qua. Mi sembra di sì, però speriamo. Quindi adesso la cura, oltre ad usarci, ci mette alla prova a vedere se siamo degni di vedere, sacrificare la nostra Lily. Grandissimi. Perché mi ricordate tanto l'epoca, la chiesa di Final Fantasy X? Ah, cioè proprio dire non uno, non due, ma sette. Meglio abbondare, giusto? Ah, finalmente qui si apre.
Andiamo al canale. ロイドの言いなりはごめんだけど。 No, è bellissimo. Conto su di te. E vabbè, Lloyd. Nani? Due? Two pieces make one. E uno è andato giù. Ah, uno è per il livello e l'altro è per la quest di Lloyd. Fanculo Lloyd, ci hai fatto per un sacco di tempo. ダリウスという海賊が戯れに人魚を捕らえ。だがその後ダリウスの海賊船は嵐に遭い、その宝がこの眠る船乗りの間じゃ有名な話だ。俺が譲り受ける。あら、かかれ、ロイド。本気？構わないぞ。ジョーちゃんはもう関わらなくてもいいんだ。 Cioè, ma scommetto che questa non era maledetta sta goccia, ci ha fatto fare una fatica per sperare inutilmente? Ok, andiamo. Aspetta, no, aspettiamo, così ci vediamo anche i bonus dell'attività giornaliera. Aspettiamo che passano 3 minuti. Ecco qua. Sì, per fare l'attività giornaliera devi passare 3 minuti dal tempo massimo, quindi 20, 17.
Lili? Beh, c'era una maledizione su questa cosa. Quindi c'era la maledizione allora. それで王女じゃ。その説はどう?妖魔が本当に永遠の存在だとしたら、邪妖なら灰になって消えて終わりだ。そう聞いて。話が見えないんだけど、私に言いたいことがあったんじゃ。せっかちだな。妖魔を切り刻んで、青い血を抜き、その胸を開けば、宝石でできた核なんだぜ。それ、 今まで私が見つけてきた。知るか。妖魔を切り刻むとか、心臓。脅かすなよ。で、じゃあ、何?この宝石は。仕方ないだろ。海賊の話も、奴隷商人の話も、その上、妖魔の心臓コレクションなんて話がちらついてみろ。そりゃ、もし。まあ、宝石は上物だからな。 失礼します。ロイドさん、頼んでた高級チョコレートの新作だな。で、請求書。以下の金額を情報代として。稼いでやる。今よりもっと悪徳稼いでやる。悪徳商人、誕生の瞬間を見た。 Che è sto schizzo, sto coso schifoso? Sei inutile. Dove succede? Dove è Lily? Andiamo nella... Andiamo a vedere dove è Lily. Che lì c'è aperto. Andiamo a fare la missione principale. Poi dopo si vede di Lily. No, dall'altro lato. Vai.
È andato. Che hai visto, Jack? Ah, siamo arrivati alla parte giusta, finalmente. Mostra il tuo potere, eh? Beh. Mi farò valere allora. Andiamo, qua dovrebbe essere la... dovrebbe essere forse... no, è sesto? Sì, forse questo mi sembra essere il penultimo capitolo. Ciao Pollas! Aiù! Dai, bambolina, cosa devi fare tu? Perché non farti fare del male. Eccoci qui. No, quasi le evitiamo perché... Dai, diamo quanto mi date di esperienza. Allora ragazzi, questa statua può essere sbloccata solo con il servant che avevo messo qui. Quindi cerchiamo di farcene venire uno qua. Altrimenti dovremmo farci di notte la fuori se non si chiude la porta. Ok,
è andato. Ecco qua. Ovviamente quasi... No, vieni qui. Ah no, ho sbagliato, devo farlo venire qua vicino. Vabbè, pazienza. Andiamo avanti. Come notato, Pollas, i nostri server sono un pochino cambiati rispetto all'ultima volta. Eccoci qua, l'ho fatto sta parte. Di lì si va alla zona interna, quindi andiamo qua, prendiamoci la porta e poi usciamo, ritorniamo. Eccoci qua. Sono più il sanguinamento e vai col banhammer. Preoccupare Jack, condividi con noi i tuoi piaceri. Per cento qua, anche se c'era il genere della... E quanta esperienza. Ma no, per questo no, Rusty Clothes no. Neldaritch,
Masaka. Sa. Jana. Sì, allora mi sono anche io per quella vecchio stile a turni banammer. Che Dark Souls, levati. Perché se spostiamo i neuroni muoiamo. Ma se un gioco è troppo difficile cambiamolo, diventa Dark Souls. È meglio giocare giochi più facili. Andate a cagare. È Banhammer. E quindi non e te no di se nuovo Dark Souls. No ragazzi, sto coso non lo possiamo avere. Finite qui, stupidi server, stupidi demonietti, gli faccio il culo adesso. Mamma mia. Ouch. Immagino. No, stunnato. Quanto siete duri, mamma mia. E casualmente sono tutti dai. Ma sì, ma quello è solo un caso, Jack. Broken Lantern, sì, possiamo creare un altro Servant dopo. Ragazzi.
Berserk, posso dirti una cosa? Se... No, non dimmi che sono stunato. Sono stunato. Io secondo me lei vuole, per comprarlo vorrebbe un cucciolo di rata via Diablos. Vadi alla fortezza della solitudine, Pollas, non si preoccupi. Dalle. E comunque Berserk non vorrebbe un cucciolo di Diablos, non mi ha risposto. Sangue. Non serve, sa già la sa già la risposta. Queste figure. Quindi il santo diede il suo cuore al Night Lord. Il primo santo si sposò col Night Lord e dopo lo combatté. Corinne. Ma dove la prendi, Anis? La determinazione per combattere qualsiasi cosa accada. Dopo che il santo cercò di salvarti la vita, con quale coraggio tu ti nascondi dalla morte? Lei non morirà, io la proteggerò. Anche se significa proteggere da se stessa. Proteggerla. Lily? Proteggi il tuo prezioso santo. Corinne, tu? Un mezzo demone e un cavaliere sacro. O un cavaliere sacro. Vabbè, vaffanculo, qual è l'ultima parte? Non ho capito. Se qualcuno recupera l'ultima parte che non sono riuscito a leggerla. Ti facciamo il culo, Corin, tu non ci devi prendere a... Dove è andata? Vabbè, fare spia come il Diablos. Cacchio. Ora
Aia, che botta! È stunnata, ragazzi. Cavolo. Cacchio. Evoca pure i minion questa. E mo ti fa pure le spia. Cazzo che boss fight. Aio, no 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 no. Mi sta piacendo sta boss fight. Spiar di nuovo. E mo si batte in forma demoniaca. Aiuto, traduzione! Corinza, osiete. Anata no sono sugata wa ittai doui u koto nano? Kyoko-chan wa nani o shiyou to? Watashi no karada ni nagareru hauki. Grazie, Berserk. Capisco che tu metti là e poi continuo. Il sangue blu che ha corrosivo attraverso le mie vene ha creato questa mia trickery, cos'è? Quando tu decisi di combattere il Night Lord, quando ho combattuto il Night Lord, ho deciso di bere il sangue blu per ricevere il potere demoniaco. Ah, inganno, grazie. Il sangue demoniaco? Mi spetta in questa ultima richiesta, quella scultura. Sì. Questo è il primo santo. Il suo nome è Ludgert ed era una mia cara amica. Non ho potuto proteggerla. Non ho potuto proteggerla. Delis, mi dispiace per quello che ti ho fatto. Ma alla fine anche tu potrai capirmi, Arnis. Sì.
Dovresti proteggerla con le tue stesse mani. Non importa cosa è accaduto sul tuo cammino, fai la cosa giusta. Capisco. Sono grata di avervi conosciuta. Te avevi conosciute. Se ne va un bel personaggio. Pratica la cura dei tocchi. Vuoi battere il Night Lord? Bevi il sangue demoniaco. E lei è diventata un demone, purtroppo, per battere il Night Lord. Ma neanche ci è riuscita a proteggere la sua santa. E non solo, la Milade è piena, quindi il Night Lord sta per comparire. Corina è femmina, Jack. Scusa, beh, Jack, non fa niente. Qui ho sbagliato a scrivere tante volte. Ma un giorno anche loro se andranno. Eccoci tornate. Sono tornate. Siete in ritardo. lo so. Stavo un attimo salvando Lily da essere sacrificata. Bello. Ok. Attacco o danno? Cioè ho porzione di danno assorbita. Devo dire attacco, però, visto che lui è potenzialmente d'attacco. Che è successo, Jack? Cioè, che è successo, Berserk? Ok. HP base aumentati, perché se schiatta lei siamo nei guai. Ha valori di difesa aumentati. Ah, Flora deve fare ancora un altro livello. Kroon 7 e Lucano 7. Poi Dorudor e Taco sono aumentati. Sì. Ah, quindi c'è in California c'è questo lavoro. No, aspetta. Oh, che faccio? No, no, no. Vabbè, la sveglia. Che è successo? Sono nel sogno. Buongiorno, Arnis. Buon pomeriggio, Arnis. Ciao, Lily del sogno. Buongiorno.
fare un livello, vi prego. Devo parlare prima con la Maiden. Grazie per avermi salvata. Per fortuna che ho fatto in tempo. Volevo chiederti qualcosa. Corinne aveva il sangue demoniaco per proteggere la santa. Lo puoi fare anche tu? Tu dici che non è possibile dormire nel sogno. Io voglio proteggerti. E questo significa fare il sangue demoniaco lo farò. Fai sempre quello che vuoi. Non potrei mai farti. No, e non potrei mai farmi odiare. È tempo. Spero che ti diverti con il mio dietro con te, Alanis. Perché stai parlando come se non ci vediamo mai più? Seriamente, cosa sta succedendo qui? Che rappresenta i sentimenti della realtà di Lily. Quando lei vive il sogno. Quindi io. Penso che non c'è necessario proteggerla. La vera Lilith sta negando ancora. Quindi deve essere sola. Non dire queste cose. Grazie di tutto, non dimenticherò mai di te quando mi sveglio in questo sogno. Alice. C'è una cosa che volevo chiederti, ma ho avuto paura. Arnis, tu? Andai quando ne sono andata? È successo, Jack. Purtroppo è così, Jack.
Ti dirò l'ultimo messaggio della curia. La strada per il trattare blu è stata scoperta. Si trova dietro è stata nelle profondità del museo dietro il corridoio Nebula. Conquista se il cavaliere e soffri la nuova santa Lilis all'altare per sigillare la notte. Una volta che sia stato confermato, i tuoi ordini saranno completati. Se avrai successo, secco cavaliere, tu sarai libero della promessa. Libertà, nessuno di più ti attaccherà. Ma se fallerai, il mondo dovrà fine. Chiudi la notte eterna e vivrei. Capisci? Sì. Domande? No, nessuna. Perché? Ah, ecco. Sì, stava parlando di gattino. Tu? Io sono grato che ci vediamo di nuovo, come sempre, a tua guida. E non dimenticare dove la tua via. Se c'è altro da fare. Purtroppo siamo alla missione finale. Separati 50.000. E vabbè ragazzi. Comunque Galois è diventato così. Anzi, vediamo se sono cambiati Servant. Ah no, possiamo fare questo, è vero. Allora, questo lo chiamiamo Solba, Mergen, Fuzma, Popares, Abisto, Torfano, Umbar, Opantal, Domie, Erek. Erek, dice Ber. Jack. Ok. Salviamo, anzi sì, salviamo prima, poi parliamo con tutti e poi vediamo cosa c'è. Perché visto che c'è la prossima, la battaglia finale, vorrei prima livellare bene. Arnis. Gli ultimi ordini. Quasi tempo per la fine del mondo, eh? Arnis. Se andrai, portami con me, ok? Portami con te, ok? Arnis. Ah, santo cielo. Questo è un funerale qui. Sentitemi. Il mondo certamente va a finire, ma...
Come succederà se ci sarà un altro, succeda quel che succeda. Non c'è nessuna ragione che tu rischi queste vite. Per una volta sono d'accordo col professore. Questa nave è andata alla deriva troppo a lungo. Io metto i miei studi su una nave pirata e me ne andrò via per suo nuovo esilio. Senza offesa, signorine. Lides, dobbiamo andarcene via da qui. Tu sei un mezzo demone e lei è la discendente della santa. Sapere dure cosa. So che voi due non volete portare alla fine del mondo. Abbiamo passato. Sì. Quindi la forza di Liris è temperata dagli stessi punti. Ma それで、もしかしたらユリー私は夜の君の力昔は違ったけど今となってはあの日青い雨が世界を思い妖魔に狙われて町から町一つのところに半でもその腕を見込まれてユリーティスと過ごしたひと夏はかけがえのないも誰かを守ることができるのなら半分妖魔になった君に出会って初めて私のリュリーティスが聖女かどうかなんてリュリーティスこの世界ごとアーナスでも行かないでよこの戦いが止まるというのならFai una sintesi, Berserk, Jack. Aoki Saidan made no ruto kagu. Omakase kudasai, Ojo. Già, itte kuru yo. Siamo alle battute finali, ragazzi. Manca poco, ho finito la parte principale del gioco. Andiamo. Sì, certo. Ah, Flora è diventata rossa. Allora, fate vedere una cosa. Ok ragazzi, qua è la zona finale. Ci arriveremo con la prossima missione. Però, prima di affrontare il boss finale, perché il boss finale è molto molto duro, vorrei prima livellare al Shrine of Sorrow un paio di volte per raggiungere un livello elevato. Quindi, la live la finiamo qui, un po' presto per ora, perché da là si parte tutta la parte della finale, del primo finale. Poi, se arriverò a un livello superiore e ci sarà il level up, farò un video e lo caricherò su YouTube e farò vedere la storia come andrà avanti per prendere la scelta,
per avere il finale 3, quello buono. Quindi dovevo fare un po' di livelli, purtroppo, perché sto a livello 7 e il boss l'altra volta ho affrontato a livello, sembra 8, e mi ha dato pure problemi. Quindi per ora vi saluto, ci sentiamo alla prossima volta. Tra poco caricherò il video sul canale, qua sotto c'è il bannerino che volta là, se volete iscrivetevi. E io ringrazio Pollas, Jack, Bear, Seth e Vale che mi hanno seguito in questa live. Ci sentiamo sabato prossimo alle 21 per la live di Bloodborne e domenica prossima alle 21 per la live della storia principale di Nerzhavasur. Perché se la finiamo in tempo ci saranno altri due boss segreti. Quindi ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo a sabato prossimo.